Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. In questo video andremo ad effettuare il test ride della Yamaha XT660X. Buona visione. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nuovo test ride. Oggi tratteremo sempre la casa Yamaha, però cambieremo moto. Oggi andiamo a parlare dell'XT660X. Per motivi tecnici, il video che state vedendo appunto in sella alla moto, registrato con la GoPro, ha deciso di essere compromesso perché appunto l'adattatore del microfono della GoPro, come al solito sappiamo benissimo tutti che funziona davvero male, e di conseguenza l'audio non me lo ha catturato. Quindi sono adesso qui a doppiare questo video. Allora, XT660X del 2007. Su questa moto, a livello di motore, troviamo un motore termico a quattro tempi monocilindrico da 660 di cilindrata. Eroga ben 48 cavalli a 35,3 kW. Ora, 35,3 kW, come ben sapete, soprattutto se state aprendo questo video, è perché magari vi interessa sapere qualche informazione in più in merito alla moto per appunto andarla ad acquistare, visto che comunque, essendo una moto abbastanza vecchiotta, adesso si trova a prezzi veramente vantaggiosi. Però vi viene quel dubbietto del 35,3, visto che con la patente A2 potete, e in questo caso possiamo, portare moto con un kilowattaggio di massimo 35. Visto che questa è 35,3, in teoria non potrebbe essere guidata. Però anche l'MT è 35,3, lasciamo stare. Comunque, questa moto è disponibile anche di serie depotenziata. Il problema è che adesso nuove non si trovano più, quindi dovrete farla depotenziare voi. È possibile effettuare il depotenziamento, che però purtroppo va a incidere drasticamente sulle prestazioni, perché dal 35,3 kW ve la porta a 25 anziché 35. Sconsiglio da una parte questo depotenziamento, poiché appunto ridurre di 10 kW la potenza del motore per quello 0,3 non ha senso. Oltretutto, pagare un depotenziamento, dipende dove lo fate, oscilla come prezzo dai 400, 500, 600 euro. Non ne vale la pena, per quello che andrete a pagare la moto soprattutto. Quindi depotenziabile, ma anche non. Passiamo alla comodità della moto. Allora, ci troviamo con un'altezza della moto di 87,5 cm da terra, quindi abbastanza alta, e io che sono 1,86 m tocco a terra, tocco ovviamente, però non sono comodissimo. Situazione che potrebbe essere svantaggiosa per appunto un neofita che si ritrova ad essere magari anche un po' più bassino, si mette in sella a questa moto, alle prime armi, le prime volte potrebbe essere pericoloso, soprattutto per quanto riguarda il ribaltamento da fermo. Però tutto sommato alla fine ci si fa l'abitudine, non è un grosso problema, le cadute servono a migliorare, quindi non è un grosso problema. A livello di sella, per il pilota davvero nessun problema, una sella molto comoda, non dà nessun problema, le gambe sono praticamente attaccate al serbatoio, nonostante sia un serbatoio abbastanza sottile, però la posizione sella e pedane ti permette di avere le gambe adiacenti al serbatoio senza avere nessun tipo di problema, anzi sono molto molto comode. Il problema sorge se avete la necessità di portare frequentemente un passeggero dietro. Il problema non tanto per voi, ma per chi sta dietro, perché la sella appunto è un'unica sella e chi sta dietro non è comodo, perché la sella è stretta e è unica, quindi tende a scivolare in avanti o all'indietro, perché voglio dire, la moto ai bassi regimi ha una bella coppia, nonostante non sia elevatissima, però comunque il monocilindrico spinge
e se il pilota non vuole essere buono con voi e accelera di botto, voi andate via. Se frena di botto, gli venite addosso. Quindi comodità non ce n'è. Anche perché mantenersi ai paramani è veramente scomodo, la presa è strettissima. Vi dovete mantenere al pilota e non sempre è comodo, quindi bocciata. Se la passeggero, bocciata. Passiamo ora alle pedane, appunto. Le pedane comodissime, il cambio è leggermente troppo morbido, non si sente benissimo quando entrano e quando vengono scalate le marce, però tutto sommato non ho mai riscontrato nessun problema di scappamento di marcia, non è mai scappata la marcia, la folle si trova abbastanza semplicemente, non si deve smanettare le colpiede, si trova facilmente. Il freno posteriore va forse su questo tipo di moto usato leggermente in più, poiché ci ritroviamo con una ruota anteriore parecchio alta, nel senso l'escursione della forcella è parecchio più lunga rispetto al posteriore. Ci ritroviamo un po' più alzati, quindi andando a pinzare forte con l'anteriore ci ritroviamo magari a premere un po' più sull'anteriore rischiando di chiuderlo e non è il massimo, quindi usare bene i freni bilanciati anteriore e posteriore è una buona scelta. E il freno, soprattutto nella configurazione della moto che vi sto presentando oggi, i freni sono veramente perfetti. Abbiamo un disco anteriore da 320 mm con pinza Brembo e pasticche Brembo serie oro. La stessa cosa al posteriore, monodisco da 245 mm con pinza Brembo e pasticca Brembo serie oro. Però la vera cosa positiva la riscontriamo con i tubi, perché su questa moto sono stati appunto cambiati i tubi dei freni mettendo i tubi in treccia. Quindi comparto freni assolutamente promosso, anche perché a parte i tubi è tutto di serie. Sospensioni. Allora, all'anteriore abbiamo una coppia di forcelle telescopiche classiche che ho apprezzato. Devo dire la verità, ho apprezzato perché nonostante fossero comunque alte, non ho avuto problemi. Quando freni con l'anteriore non ti trovi caricato in avanti, ma sono ben bilanciate. Al posteriore abbiamo un monoammortizzatore di serie regolabile, quindi già per questo molto buono. E anche con questo non ho riscontrato problemi. Veramente comodo, anche perché la moto è stata provata a Napoli, è risaputo che le strade fanno un po' cagare, fossi, tossi, un po' di tutto, quindi tutto a posto. Veramente sospensioni ok. Parliamo delle prestazioni di questa moto. Avendo appunto 48 cavalli, uno potrebbe dire, non è poi così tanto potente. Invece, avendo un bel motore monocilindrico, abbiamo tutta la potenza ai bassi regimi. La moto agli alti non se la cava male, anche perché comunque tirando sui 180 riesce ad arrivare. Ovviamente, non è una moto fatta per correre a lungo, però vi divertite parecchio ai bassi regimi. La moto ai bassi, ripeto, è molto molto potente e pronta. Quindi prestazioni ottime per la tipologia di moto e la tipologia di motore, non ci possiamo lamentare. Adesso parliamo dei consumi. Allora, questa moto ha un serbatoio da 15 litri con riserva a 3 litri. È lo stesso, diciamo, avendo lo stesso motore e lo stesso serbatoio della mia, tutto sommato i consumi sono identici, quindi se la moto viene portata come si deve, nel senso tranquilla, con una media di marce costante e senza tirarla al limitatore, la moto fa anche il 25 al litro come la mia. Veramente molto buono come consumo. I 3 litri di riserva appunto del serbatoio, ottimi, perché con 3 litri si riesce, appunto tenendola a cristiano, a portarla fino alla pompa di benzina e fare il rifornimento. Quindi, riassumendo, una gran bella moto, nessun tipo di problema, funziona da Dio, comoda, divertente, consigliata per i neofiti. Se volete divertirvi, volete salire sui muri, sui marciapiedi, volete impennare e tutto il resto appresso, questa è la moto che fa per voi. Perfetto ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto, vi ricordo come al solito di lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate facendomi sapere cosa ve ne pare di questo video, condividete il video ovunque, seguitemi su Instagram, seguitemi su Facebook, seguitemi ovunque, sotto casa.
iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!